Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, io sono il vostro sempre pettinatissimo Mighty Mars. Oggi siamo su questo gioco che è abbastanza nuovo, questo purtroppo non me l'hanno regalato ma l'ho comprato lì col mio dinero. Si chiama Survivalist Invisible Strain, ok? Questo è un gioco survival horror zombie che diciamo è il mio genere preferito. Ha una grafica molto fumettistica disegnata che in realtà è carina, non è malvagia. Io ho già fatto una mia lunga partita di 50 ore, quindi l'ho già testato abbondantemente, però non l'ho portato sul canale, quindi oggi lo porteremo, faremo il sandbox. Qui è bellino perché possiamo decidere praticamente tutto. E siccome ecco, prima primavera, ok? Dimensioni mappa grande, mi piacerebbe che ci fosse una enorme, che non c'è. Difficoltà normale, ceppo verde, questi sono tutti i vari ceppi di zombie che ci possono essere. Invisibile, ceppo invisibile, io direi di no. Tempo di ripopolazione un giorno. Va bene. Poi Survivor Camps 100%, Looter Percentage. E i Looters sono, credo, quelli vendor, credo che sia. Ok, strade, città, e qui queste le metterei invece al massimo. Va bene, così abbiamo più di tutto. Conigli lo metterei al massimo perché in realtà non è che se ne trova tanti. E fiumi 150. Ok, praticamente ho aumentato solamente tutto il discorso di loot, che più ce n'è e meglio è. Inizia. Possiamo anche fare il coop, ragazzi, perché questo gioco è anche in cooperativa, quindi se volete unirvi in cooperativa solo su invito. Se poi facciamo una serie, io intanto ve lo faccio vedere. Se poi vi piace, lo portiamo avanti. Se no, no, tanto io l'ho già giocato abbondantemente. Eccoci qua, ragazzi. Abbiamo appena cominciato la nostra bella partitina. Questo sarebbe un buon gioco da portare anche in live, ragazzi. Però al momento le live non le sto prendendo in considerazione perché al momento mi torna più comodo registrare. Sto facendo un bel po' di registrazioni, poi magari quando ho fatto, diciamo, un bel numero di registrazioni per il canale YouTube, magari ci inseriamo anche qualche live su Twitch. Ok? Allora, io però sono cambiate un po' le dinamiche dei tasti, ragazzi, perché o non me le ricordo io. Allora, queste impronte qui che vedete, queste zampette qua che corrono, sono le lepri. Al momento questo dovrebbe essere Copper, se non sbaglio. Noi dobbiamo trovare prima di tutto qualcosa. Vedete, abbiamo la perdita di sangue in basso. La fatica, che bisogna sempre stare molto attenti alla fatica, sennò poi non riusciamo ad abbattere gli zombie se siamo a corto di fatica. E poi abbiamo anche la temperatura, meno 2 gradi, anche questa bisogna stare attenti. Prendi tutto. Ok. F1. Munizioni da fucile, buono, però non abbiamo il fucile e coltello. Là c'è il primo zombie. Bisogna colpirlo alle gambe per farlo cadere. Ah, questo è con i salvataggi numerati. Io non lo volevo con i salvataggi numerati. Volevo il salvataggio libero. Le croci servono praticamente per salvare. Ogni volta che salvi,
diciamo, con segno in una croce, quindi sono numerati. Io invece volevo il salvataggio libero perché già è difficile come gioco. Lavoratore! Peccato che non possiamo utilizzare veicoli. Quanti ce n'è? Una pistola. Cerca. Allora, questo serve per forza. Pantaloni ci danno più uno di furtività, quindi sono meglio. Isolamento 2, isolamento 2, quindi indossiamo questi. Questi non. Questo ci serve? Sì. Cappello più uno di precisione. Sì. Questo via, questo via. Questo serve per costruire, quindi ci servirebbe se riuscissimo a prenderlo. Quindi abbiamo il giubbetto antiproiettili che ci proteggerà dai proiettili, frecce e oggetti appuntiti, ma non da corpi contundenti. Però la percentuale di protezione non ce la dà. Ok. Questi sono dei antigeni ceppo blu e ceppo verde per quando ci mordono, dipende dal tipo di zombie che ci mordono. Le frecce, i fiammiferi. Ok, coltello, pistola. Pistola con 35 munizioni. Questo è lo straccio che poi, vedete, ti dice anche l'utilizzo. Quindi si può sterilizzare, credo, con dell'acqua o alcol. Oppure farci anche una Molotov, però niente, è troppo pesante. Dobbiamo rinunciare a qualcosa. Io potrei rinunciare al coltello. Nemmeno, cavolo. Ai cerini, che servono comunque per accendere il fuoco, quindi sarebbero anche importanti. Le frecce, niente. E dobbiamo rinunciare alla mazza. E allora rinunceremo alla mazza. Ok. C'è un altro zombie là. Qui abbiamo l'arco, la benda. Servirebbe tutto, mannaggia. Siamo pieni perché non abbiamo lo zaino, ragazzi. Ci dobbiamo ritornare al limite. Ok, colpo alle gambe, però non fa danno, ma lo butta a terra, ci dà un po' di oro. E noi ci dovremmo accampare per la notte, cioè abbiamo la nostra tendina. Allora, questi sono delle persone già accampate con il loro accampamento con tutto, sono dei PNG, quindi sono controllati dal computer, possono essere amichevoli oppure no, dipende da come riesci penso sia casuale. E se sono amichevoli ci puoi contrattare, puoi comprare e puoi vendere. Se non sono amichevoli, vogliono l'oro, io l'oro però non glielo voglio dare, anche se ne ho poco, ma ovviamente se noi gli diamo l'oro diventano ostili proprio. E io posso tentare di più messo meglio di me, però c'è un botto di roba. Oh no 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 no. Arriva quello con la Molotov, via. Ecco, qua se avesse avuto un arco, però c'è la pistola, un attimo. Ah, vedi, scappa il maledetto.
Allora, ruba. Zaino. Vedete che ne valse la pena, guardate la roba che ha. Adesso ho anche lo zaino, quindi mi scende anche più roba. Però è stato molto pericoloso, infatti ci ha acciaccato con la schifosa padella indossa. Indossiamo pure questo. E perdita di sangue. Cioè abbiamo una benda, si usa. Blocchiamo la perdita di sangue. Se quando questa arriva al massimo siamo... Oh cazzo! Siamo morti. Ovviamente non è che sia proprio la scelta migliore, perché ci rifacciamo subito dei nemici a inizio partita. Non è che sia proprio la cosa ideale. Ora questi restano nemici a vita praticamente. Se dobbiamo mettere un accampamento, lo dobbiamo fare molto lontano da questi, perché sicuramente poi ci verranno a rompere le balle. Dove è andato lui? Bello che anche conversano. L'intelligenza artificiale comunque si ricorda di quello che è successo, quindi non è totalmente idiota. E vorrei la mappa, grazie. Posso? Io non mi ricordo i tasti. No. Volevo... Ah, ecco, F1. Che ci ho giocato un bel po', ragazzi, ma è tanto che non ci gioco, eh. Allora, noi dove andiamo? Andiamo verso questa zona. Il problema è anche il freddo, perché di notte la temperatura si abbassa. Dobbiamo anche mangiare. E una alla volta. Ci sta. Prendi. Prendi. Poi troviamo anche persone random con cui possiamo farle alleare con noi, tipo dei vagabondi che troviamo in giro, barboni e robe di questo tipo, e possono... Cazzo! Non c'ho, non sono senza... Sta facendo danno, perché... mi stanno seguendo, sono quelli di prima. Non ci credo. Corri, imbecille. Ma loro la stamina non ce l'hanno. Non gli sa fatica a correre. Questo si fa la passeggiata. Sono messo male, ragazzi. Qui si muore facilmente, io ve lo dico, quindi abituatevi, che soprattutto all'inizio, finché non vi siete stabilizzati, si morirà tante volte. Diario, niente, missioni. Trova una avamposta amichevole. Io sto morendo di sanguato, eh? Però mi sa che non ho più bende. Poi il ceppo. Ah no, ce l'ho una benda. Dove l'ha presa? Ah, lo straccio ho preso.
sta bevendo perché abbiamo anche il discorso, vedete, se sete, fame e sonno pure, la temperatura corporea, ci possiamo ammalare, c'è tante cose fighe, ragazzi. Questo isolamento, indossiamo, indossa. Isolamento 4. Questo lo possiamo strappare così ci prendiamo un po' di... Molto carino sto gioco, mi piace veramente tanto. Va bene ragazzi, allora io direi che come primo approccio del gioco può anche andare bene così. Sicuramente farò qualche gameplay in più perché a me il gioco piace. Non so se farci una vera e propria serie, vedremo, magari la faremo anche. Dipende anche un po' dalla vostra partecipazione e dalla visibilità che il gioco ha. E vi ricordo che il gioco è anche in coop, quindi volendo si potrebbe anche organizzare un qualcosa. Ah, ho notato che poi l'audio del gioco è un pochino alto, solamente che io l'ho messo al minimo, ma vero che comunque vi faccio vedere, no, grafica, suoni, l'ho messo al minimo, adesso l'ho abbassato ancora di più e vediamo se lo abbasserà, perché mi sembra che nel gioco poi alla fine rimanga alto ugualmente. Quindi io per il momento vi ringrazio e ci vediamo per un secondo episodio sicuramente su questo gioco e alla prossima. Ciao a tutti!